Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Allora, vorrei fare un recap di che cosa ci dobbiamo aspettare con questo inizio stagione della simulazione fine anno, chiamiamola 2024 e 2025 che arriverà, perché c'è veramente tantissima carne al fuoco per quanto riguarda il mondo della simulazione. Allora, al di là dell'hardware che è costantemente in espansione e ci sono tantissime novità, Mozza che ha tirato fuori uno spot sui suoi nuovi Active Pedal, subito concorrenza su SimCube eccetera, che quindi è la più grossa novità che mi viene in mente in questo momento, parlando puramente in termini di software, quindi di simulatori, ragazzi, tra Automobilista 2 che deve uscire con la sua patch 1.6 che vedrà grandi novità, integrazione di LFM, quindi che verrà a potenziare quello che è la parte multiplayer che manca a questo titolo dei Razer Studio, anche se spero che un giorno potranno avere i loro server con le loro gare ufficiali eccetera, che sarebbe proprio figo. Si parla di una patch quasi rivoluzionaria per quanto riguarda la gestione delle luci, nuovi shaders, quindi che renderà molto più naturale quello che è il simulatore a livello grafico. Si parla di un nuovo modello di pneumatica ancora, quindi più evoluto di quello che era stato proposto già con la 1.5, era già stato ottimo. Nuovi contenuti, Road Atlanta, Audi R8, stiamo parlando di Corvette C8 e tanti altri, mi pare Brand Hatch, mi pare Mont Panorama, con un altro DLC che viene ad arricchire già quello che era stato il precedente con quelle magnifiche Formula 1 degli anni 80-90 con sospensione attiva eccetera. Quindi grande aspettativa su questa 1.6, che è un paio di mesi che aspettiamo, quindi grande scoperta, grande attesa per quanto riguarda il titolo Automobilista 2. E accanto a questo Rainsport, grande mega aggiornamento che però non ha, diciamo, fatto l'unanimità per quanto riguarda migliorie, o meglio le attese che erano su questo titolo. Però ieri fanno un'altra patch, la 1.10.0, dove praticamente propongono già aggiornamenti per quanto riguarda il comparto GT3 e la Praga, quindi miglioramenti a livello fisica, setup, feeling, tutto quello che insomma cercano di lavorare per rendere questo gioco il più appetibile possibile, e in più nuovo contenuto, circuito nuovo. Quindi mi pare che tutti quasi stiano rifacendo il make up, come ho proposto l'altro giorno con l'aggiornamento previsto il 4 settembre per Race Room. Non da meno, Le Mans Ultimate ha già lanciato il suo Season Pass con 4 aggiornamenti previsti nell'anno, il primo è uscito, e in più lanciano anche la Community Survey, praticamente interrogano la comunità per capire quali sono le esigenze, quale direzione prendere rispetto a quelle che sono le preferenze appunto della comunità di Le Mans Ultimate, e in più chi risponde, chi è attivo, potrebbe anche vincere uno dei 6 Season Pass che metteranno a disposizione. Quindi c'è fervore sempre intorno alle Le Mans Ultimate. Studio 397 secondo me sta lavorando bene, adesso devono ovviamente andare a coprire quelle che sono le mancanze che abbiamo ampiamente discusso nei mesi precedenti, subito dopo l'uscita appunto di Le Mans Ultimate. iRacing ragazzi, sono 16 anni quest'anno che continua costantemente a aggiornare ogni trimestre, un aggiornamento, nuovi contenuti, con un developer's blog ragazzi che è sempre pieno di novità. Stiamo parlando di nuovo modello di gomma, è un anno che l'hanno annunciato, nuova veste grafica, vogliono di nuovo rinforzare il sistema dei protest in caso di incidenti eccetera, vogliono, c'è una marea di cose che stanno mettendo che anche qui potrebbe diciamo dar voglia di riscoprire di nuovo Racing, che è già un ottimo simulatore, un ottimo servizio, soprattutto con dei contenuti costantemente aggiornati e costantemente c'è qualcosa di nuovo. Due titoli nuovi sono a 2000 per 1000, hanno già presentato altri due sviluppatori che rinforzano questo team che è già mega galattico. Racing è sempre una conferma per quanto riguarda lo sviluppo e soprattutto questo per l'investimento. Accanto a questo cosa abbiamo ragazzi? È l'attesissimo Assetto Corsa Evo ragazzi. Hanno già lanciato il wishlist su Steam qualche mese fa. Merchandising pronto, potete comprare già le magliette con Assetto Corsa Evo, che servirà sicuramente per finanziare il progetto. Si parla di un motore grafico rivoluzionario che riuscirà a smuovere una marea infinita di poligoni. Non si hanno troppe notizie se non queste 4-5 immagini e quello che ha dichiarato ovviamente Massarutto in quella famosissima intervista, dove insomma anticipavo qualcosina, il progetto eccetera. Però insomma si parla di comunque un simulatore rivoluzionario che cambierà un po' il modo di vedere, insomma come abbiamo visto Assetto Corsa competizione,
che comunque ha avuto un gran successo, comunque bisogna dirlo, e Assetto Corsa, uno dei più grandi simulatori, che ancora c'è non so quante migliaia di gente che girano su quel simulatore lì. Vediamo cosa tirerà fuori dal cilindro, quindi questa volta uno simulazione, le aspettative sono altissime, la hype è pazzesco, ragazzi, vedremo. E poi ragazzi, ci sono anche altre notiziole per quanto riguarda altri simulatori che dovrebbero uscire. Ce n'è uno argentino che dovrebbe uscire forse fine anno, inizio anno prossimo, anche lì c'è un po' di attesa per vedere quel mondo particolare del Sud America, la parte del motorsport del Sud America. Vi ricordo che c'è un'azienda che si chiama Marble Labs che ha tirato fuori un motore per il force feedback con 16.000 punti di contatto eccetera. Se non avete visto il video vi invito a cercare qua sul mio canale, perché ne ho parlato ed è veramente molto interessante. Poi c'è anche un ex sviluppatore che ha sviluppato un simulatore con un motore fisico particolare, anche lì devo andare a informarmi per bene. E poi vi ricordo che c'è sempre Jan Bell, sta lavorando da 57 anni sul GTR Revival. Stiamo aspettando, abbiamo visto delle immagini stratosferiche, quindi chissà che non esca a fine anno, non so di quale anno però. Quindi c'è veramente tanto 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 da poter andare a testare, non ci possiamo lamentare ragazzi. Quindi ragazzi, volevo fare un recap con voi di quelle che sono le attese, di quello che ci aspetta anzi per quanto riguarda il mondo della simulazione. Ovviamente è tutto positivo, ditemi che cosa ne pensate, magari fatemi una lista di quelle che sono le vostre priorità, le vostre aspettative. Se questo video recap vi è piaciuto, ovviamente pollice in su, e non esitate ad iscrivervi al canale, tanto è gratuito. Noi ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao.